commenti su Radio Stonata in gara al Festival di Sanremo con Non Hollywood. Innanzitutto, come stai? Siamo quasi sul rush finale di questo festival. Sì, sta finendo, ormai è finita, diciamo, cioè stasera la penultima sera è volato, comunque sta molto bene. Tu comunque possiamo dire che è una soddisfazione, a casa l'hai già portata, perché comunque porti appunto il premio Lunezia. Come ti sei sentito quando hai appreso di questa notizia? Ma sono molto orgoglioso, perché è stato un bel lampo che mi è arrivato addosso, positivo, e sono molto felice. Il brano, appunto, Non Hollywood, sarà incluso nella riedizione del disco, no? Di Cenerentola, Cenerentola e altre avventure. Cos'altro troveremo in questo repack dell'album? Troveremo Non Hollywood e in più un altro pezzo che si chiama La ragazza che raccoglieva il vento, che è un pezzo di Alda Merini. Dedicata ad Alda Merini. Come mai proprio Alda Merini? Ma perché è una degli artisti proprio che mi ha segnato, e sicuramente è una dei capolavori, cioè un capolavoro che è esistito in Italia. Stasera duetti, e tu duetti con Paolo Iannacci. Perché hai scelto lui? Cosa dobbiamo aspettarci da questo? Duetterò con Paolo Iannacci e al pianoforte, una versione molto intima. Okay. E ci sarà anche Massimo Ottoni, che praticamente è uno che fa sand art, cioè si chiama praticamente disegna sulla sabbia. E è bello perché porterà delle immagini visive a quello che dico, alle parole della canzone. Okay. Sarà molto emozionante. Quindi le vedremo proiettate, sì, ovviamente, sul background. Senti, tu hai partecipato già a Sanremo nel 2015, te l'avranno chiesto in tanti. Che cosa cambia? C'è più consapevolezza nel ritorno? O comunque è sempre come la primissima volta? No, è sempre la prima volta, perché comunque è un palco talmente importante e ogni volta ci vai con una canzone diversa, ovviamente, che quindi è sempre energia. C'è qualcuno in particolare col quale avverti magari maggiormente una sana competizione o comunque? No, io non ho competizione, non sto facendo una gara, non c'è eliminazione, per cui c'è solo la proclamazione di un vincitore. Io sono qua a cantare quattro volte il pezzo più importante, la vita nel palco più importante. Ieri, parlando con altri ragazzi, con gli ex Otago in particolare, è venuto fuori un rapporto con la campagna molto stretto. Ho letto che anche tu, proprio grazie a tuo nonno, hai avuto un rapporto con la campagna importante, non puoi raccontarci? Assolutamente sì. E il rapporto che ho avuto col mio nonno è stato un rapporto, soprattutto quando da ragazzo, cioè da adulto, tra virgolette, nel senso di amicizia. E quindi è quello che è, la canzone è una lettera che ho scritto quando ho perso il mio nonno. Il rapporto che avevamo in campagna era un rapporto che per 3 anni è stato quello in campagna, quindi stavo proprio a contatto 8 ore praticamente tutti i giorni. Per cui più che insegnato mi ha trasmesso tante cose che mi porterò sempre dentro. Tu hai alle spalle due partecipazioni a due talent. Spesso c'è questa etichetta, questo cliché, no? del peso, se vogliamo, anche. Tu hai avvertito questa cosa o comunque non ha influenzato minimamente il tuo percorso poi? No, ormai, cioè, secondo me, nel senso, i talent sono esperienza. Per cui sfido chiunque a farli, nel senso che non è che vuoi fare un talent e c'entri. Ci sono dei meccanismi, delle scelte, delle prove. Comunque sia, è un posto dove tantissime persone ti guardano, dove ti puoi portare la tua musica. Non è che la tua musica viene plagiata o cambiata. Cioè, rimanete in un contesto, che alla fine è un contesto pulito, è un contesto televisivo, non cambia niente. Però è bello. Fa più intellettuali sputare sui talent, sicuramente. Io sono del popolo, quindi non ho problemi. Adesso un'altra cosa importante, diciamo un'altra tappa importante della tua carriera, è quella che ti vede scrivere per nomi importanti, perché nel disco di Ramazzotti, in quello di Laura Pausini, poi anche la collaborazione con Gianna Nannini. Com'è questo lato di Nigiotti, come ti sei trovato? Beh, guarda, è una delle più grandi soddisfazioni che ho avuto nella vita, sicuramente aver scritto un pezzo a Eros, a Laura e a duettare con Gianni. Per cui è stato un anno molto bello, molto intenso. E spero di riproporlo anche quest'anno, insomma. Già è partito molto bene, quindi
vediamo un po'. Ovviamente continuerà perché continua il tour dopo sì. Sanremo. Ci saranno appuntamenti in store per la riedizione del Non lo so, non so ancora nulla. Ok, resteremo aggiornati ovviamente sulle tue pagine. In chiusura ti chiedo un saluto agli ascoltatori di Radio Stonata, ovviamente ti facciamo in bocca al lupo. Un saluto a tutti gli amici di Radio Stonata.